Ok, allora in questo video qui voglio parlare, diciamo, del fatto che i giochi Formula 1 moderni, ma in teoria in generale tutti i giochi di sportivi così moderni sono una palla colossale, sono una merda. Perché vuol dire, qual è il bello del videogioco? Che tu in un videogioco fai le cose che non sono tipo realistiche così, no? Cioè sono cose che in fin dei conti sono. È un videogioco, non deve simulare la realtà, non deve essere reale per forza, no? È un gioco, è un videogioco che è puntato, diciamo, che deve divertire, deve intrattenere così. E diciamo, per esempio, Formula 1 97 per la PlayStation 1 intratteneva, divertiva anche il 2001, il 2002 un po' meno, però cioè, erano divertenti. Questo qua, che è l'ultimo gioco della Formula 1 fatto dalla ex Psygnosis, che ricordiamo con giochi come Kingsley, Shadow of the Beast, eccetera, no? Erano bravi, insomma, non erano delle pippe. Erano bravi, no? Questo qua è l'ultimo gioco fatto da loro di Formula 1. Però per dire, ecco, a parte che la telecamera fa schifo, ma è un'altra questione. Per dire, io una volta mi divertivo con Formula 97 perché, a parte la grafica, che sinceramente non è che sia nulla di che, ma anche per il tempo non lo era, cioè. A parte che, ecco. Questo gioco qua già è meglio degli altri, perché se tu vai fuori, non ti dice vai indietro, però si può fare un attimo, cambia la telecamera. E prova a fare così, guardate. Voglio far incazzare il commentatore perché vado contro mano. Ah, la macchina volta di colpo! Un attimo, guarda, io provo ad andare contro mano. La macchina volta, fa un giro come gli autoscontri. Ma non posso andare contro mano, non posso neanche divertirmi a far incazzare il commentatore. Il commentatore è sempre zitto, non dice una parola, non dice nulla. Poi vabbè, uno sta a dire la grafica è bella, però come simulatore magari è buona, come simulatore non è buono perché in un simulatore, se permetti, devi simulare la realtà, non è che mi devi impedire, mi devi bloccare la libertà di ciò che posso fare. Poi vabbè, qui c'è l'aiuto del pilota che fa cagare perché. Ma che è questo? Un attimo. Off, off. Fino, bene così. No, ma il fatto è che vabbè, si può fare ricominciare che sì. Fate che questi giochi qua sono brutti, perché essendo un videogioco tu dovresti avere il modo, diciamo, di fare ciò che non puoi fare nella realtà, per dire, vabbè, gareggiare non lo puoi fare nella realtà, ma la cosa che mi scoccia è che questi giochi qua della Sony, di Formula 1, erano, a differenza di quelli dell'EA che erano puntati sulla simulazione, quelli della Sony erano puntati sul divertimento, insomma, Formula 97 è divertentissimo, cioè ha una velocità grandissima, il sistema di controllo della vettura è fantastico perché in fin dei conti, cioè, non è che succede chissà cosa, puoi anche tagliare le erbe e tutto. Qui invece guarda, c'è più aiuto, c'è un aiuto del pilota che è talmente puoi disattivarlo, dico no, però è palloso il fatto che ci sia, perché ti fa capire che tu lo devi fare esattamente ciò che dice il gioco, non è che tu puoi fare tipo. Il gioco tu lo compri perché devi fare ciò che dice il gioco, quello è ovvio, però qui devi fare proprio lo stesso percorso che ti dice il gioco. Ha voltato da solo in questo momento, all'erba praticamente, ha voltato anch'io nello stesso momento. Però per dire, la cosa bella dei giochi di Formula 1 è che tipo potevi fare cavolate, i videogiochi in generale, anche in FIFA mi ricordo, che vabbè non sono un gran fan del calcio, non mi piace il calcio, però nei vecchi FIFA c'erano dei trucchi tipo che potevi. Adesso per me c'ho dritto, vedo cosa succede. Cioè nei vecchi FIFA, no? Potevi fare. C'erano alcuni trucchi simpatici, come per dire. C'era quello che entravano gli alieni in campo e rapivano i giocatori. C'era il trucco dove tutti i giocatori erano tipo dello stesso colore, così non si capiva nulla perché così ci si vedeva, no? Tutte queste cose qua. Poi c'era anche il trucco. Adesso mi ricordo bene, cazzo, tutti c'erano. Però tutta roba simpatica, delle teste grandi. Tutte queste cose qua, no? Una volta nei giochi sportivi c'erano queste cose qua, perché in fin dei conti, anche se erano giochi, diciamo, di simulazione sportivi così, e in fin dei conti giochi per divertirsi, erano giochi fatti perché così ti diverti, no? E puoi giocare con gli amici, ridere così. Invece adesso i giochi di simulazione sono proprio cerchiamo di simulare la realtà, togliamo via tutto il divertimento, no? Perché il divertimento non ci può stare in realtà. Togliamo via tutto il divertimento, facciamo un gioco che cerca di essere uguale alla realtà, ma non ci riesce, perché per fare un esempio, adesso Gran Turismo non ho giocato al 6, ma il 5 paragonato ai vecchi è un passo indietro gigantesco. Ma non a livello di simulazione, a livello di simulazione è perfetto quanto ti pare. Ma è a livello di divertimento, è molto più divertente quello della Play 1 e Play 2. Però per dire,
cioè cerca di fare tutto realistico, tutto fatto per bene, e poi per dire le macchine quando si rompono così, si rompono in una maniera praticamente che non si romperebbero mai in realtà così, no? Ed è una... mi rallenta da solo, ma che è? Vabbè. Insomma, cioè, il fatto è che i videogiochi devono essere divertenti, non devono simulare la realtà, perché simulando la realtà perfettamente, che non ce la fai, anche con questo qua che cerca di simulare la realtà, impedisce di andare contro mano, simulando la realtà perfettamente non riesci a divertire, non riesci a fare in modo che il gioco sia divertente, anche le, ci stanno anche le cavolate nei giochi, non è deve essere tutto preciso, pari pari alla realtà, sennò il divertimento dov'è? Poi anche tipo, in tutti questi, cioè, voglio dire, non so GTA 5, no? Ma da quanto tempo è che non si vedono dei trucchi come quelli di GTA San Andreas che sminchiavano totalmente il gioco, no? Ma almeno quando usavi ti divertivi e hanno messi lì per divertire quei trucchi lì, no? Invece l'ultimo gioco che ho visto fare questa cosa qua è Faction Guerrilla, che però tutti i giochi di THQ, diciamolo, e avevano, diciamo, quel contesto un po' di vecchia generazione, non tanto, no, ma un pochino sì. Quindi ci stavano i trucchi lì dentro anche per quel motivo lì. Ma a parte quello, tutti questi giochi qua che c'è insomma simulare la realtà, prendono tutta la simulazione così e portano via il divertimento. Proprio questo vuole essere di simulazione, ma non è divertente. E va bene, non deve essere divertente, la simulazione. Questo è il ragionamento che fanno, è questo che io dico, che per questo dico che mi. Che non mi piacciono questi giochi qua. Cioè, per esempio, non so se avete visto il mio video di Formula 1 2001, dicevo, il programma e... avete visto tutti, no, il mio video di Formula 1 2001, dove aveva sminchiato totalmente la fisica, ma era divertentissimo, perché appunto facevi gli scontri e c'era la macchina che partiva in aria ed era divertente, insomma, un simulatore di incidenti fantastico, perché faceva proprio ridere. E per favorire il divertimento hanno tolto il fattore realismo, hanno detto vabbè, non è molto realistico così, però è l'importante che faccia divertire le persone. Ed è una cosa che è completamente tolto, ma è un lento degrado, perché in fin dei conti se pensiamo tipo ai primi giochi sportivi, come potevano essere tipo Outrun per il Master System, no? O per gli arcade, quello è tecnicamente un gioco di simulazione di gare così, no? Però cioè la macchina andava velocissima, eccetera, eccetera, non è che era proprio una simulazione di gare, era più un gioco arcade. Però quanti giochi arcade di quel genere lì sono usciti in questi anni? In questi ultimi 7 anni, dico, se arriviamo a 5, proprio è un miracolo, perché per me ne sarà uscito tipo uno sconosciutissimo. Quindi è questo qui il motivo, anche i giochi di calcio, perché non sono un gran fan dei giochi di calcio, ma si nota che si è cercato di passare proprio dal divertimento al realismo, e il risultato è stato quello. Poi immagino anche gli altri giochi tipo, non lo so... tipo Rally, mi ricordo di Grid che l'ho provato, la cena delle piste strettissime, deve sbattere subito, la macchina si rompeva. C'è un po' di tosse. E sì, insomma, hanno tolto tutti i divertimenti da questi giochi qua, per cui sono diventati pallosi così tanto. Io non dico di tornare indietro, di smettere di fare giochi realistici, che vabbè, sicuramente c'è il loro pubblico, no? Hanno il loro pubblico. E qui Formula 1, adesso cos'è, Codemaster, così, ha il loro pubblico e ci può stare che i giochi non sono realistici, eccetera. Però almeno mi piacerebbe in qualche caso cercassi di fare i giochi di Formula 1, no? Che non sono un gran fan della Formula 1, sinceramente la Formula 1 non frega un cazzo. Io giocavo Formula 1 97 perché era bello come gioco. Adesso se uno mi dà Formula 1 quello nuovo non me ne frega un cazzo, perché appena esco un attimo dalla... non voglio della pubblicità. Appena esco un attimo dalla pista mi squalificano lì, appena colpisco un altro mi squalificano. Che vabbè, ci sta, perché nella Formula 1 non puoi farlo. Ma non è divertente, io vorrei vedere un gioco di Formula 1, un gioco di qualunque altra cosa, sportivo sì, che fosse fatto, diciamo, in maniera divertente, non in maniera realistica. Virtua Tennis è un altro gioco fatto in maniera divertente, e anche se non è proprio realistico, favorisce il divertimento, il 4, il 5, non lo so. Quindi è un altro gioco che, a mio parere, va benissimo. Però... qui ormai siamo caduti nella noia più totale con questi giochi qua sportivi, quindi niente, in breve voglio dire questo qua. Vorrei che i giochi fossero meno puntati sul realismo, anche i giochi di wrestling per dire, tutti puntati qui sono fare tutto super realistico così, quando in Combat Panic è il migliore della serie potevi andare sugli elicotteri e buttarti giù e non ti facevi nulla. Oppure potevi tipo prendere la gente con la moto e buttarla contro il coso elettrico lì, si identificava. Era divertente, era più divertente anche quei giochi di wrestling lì. Adesso appunto buttare di su realismo, e poi realismo cosa? Che il wrestling è finto di suo. Il wrestling è uno sport finto, non è realistico. Comunque sì, per concludere, diciamo.
per terminare, io dico vorrei giochi meno realistici, quelli più sportivi, ma in generale giochi meno realistici e più divertenti, perché il problema di questa nuova generazione, o meglio di queste ultime due nuove generazioni, è che i giochi puntano sempre sul realismo e mai sul divertimento. Non dico di trasformare tutti i giochi da realistici e divertenti, ma che qualche caso almeno ci provasse semplicemente. Comunque qui era Fame Fox, la mia solita opinione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.